anni di corse, di attività differenti, di successi, di medaglie, 100 anni importanti. Sì, sono veramente tanti e io ne sono fiero di aver fatto proprio uno spicchietto di questa torta qui, per cui rivedere colleghi, ex colleghi è per me oggi una grande emozione. Poi un ricordo di tante medaglie vissute insieme. Oggi abbiamo sentito tantissime belle cose e questo mi fa un enorme piacere, ma soprattutto ti dà orgoglio per poter andare avanti e seguire le nuove leve. La cosa più bella veramente di un atleta è la passione. Per questi 100 anni, diciamo, della Fiamme Gialle sono stati veramente un'esperienza magnifica, perché noi atleti come sacrificio sappiamo il valore della famiglia Fiamme Gialle, e diciamo che è magnifica come noi atleti riusciamo a dare, diciamo, l'esperienza ai più giovani, il supporto, il valore. E veramente per conquistare questi 100 anni è stato veramente, cioè, un sacrificio enorme. Quanto vi ha dato e vi sta dando questa famiglia? Ci ha dato e ci sta dando e penso che ci continuerà a dare, perché veramente, diciamo, come il supporto, diciamo, dei nostri comandanti, come è stata gestita questi 100 anni, è stato veramente magnifico, veramente, diciamo, che il gruppo più bello, più forte in assoluto. È vero, è vero. 100 anni di storia e tanti protagonisti, siete voi i protagonisti di questa storia importante. Ne andate orgogliosi? Sicuramente, diciamo, siamo stati parte, io sono stato parte del miglioramento del gruppo sportivo Fiamme Gialle, sicuramente molto orgoglioso. Qual è il momento che ricorda con più emozione della sua carriera di atleta? Sicuramente la medaglia alle Olimpiadi di Los Angeles, il terzo posto è nella 50 chilometri.